Galati presente, Simeone assente, Solombrino presente, Troncone assente, Ulleto assente, Venanzoni presente, Vernetti presente, Zimbaldi presente. Sono presenti 37 consiglieri, la seduta riprende validamente. Eravamo alla pregiudiziale di Lanzotti con le precisazioni che il dibattito e i chiarimenti del segretario hanno prodotto, ovvero non praticabilità della surroga oggi, fermo restando il valore politico della richiesta della stessa. Prego. Sì, grazie. Presidente, la montagna ha partorito un topolino. Siamo stati alcune, forse ore, fermi e apprendo adesso che una mozione, una pregiudiziale condivisa con tutte le opposizioni da due giorni non riscontra più improvvisamente il favore delle opposizioni stesse. Ebbene, io ovviamente in questa fase non posso che continuare a dire a quest'Aula che il diritto di un consigliere comunale di partecipare, di surrogare un altro consigliere comunale è imprescindibile, non è negoziabile. Ma naturalmente la città ci osserva e che quindi io chiedo ai compagni di strada di assumersi la responsabilità e di votare a favore di questa pregiudiziale e chiedo all'Aula di esprimersi, come ho detto riservatamente praticamente a ciascuno di voi, perché a prescindere dai pareri, che sono rispettabilissimi, autorevolissimi, quindi non è che sto sindacando sul parere giuridico, l'Aula è sovrana, per cui io vi dico che pretendo che si esprima in un dibattito su questa vicenda della surroga e chiedo ai colleghi, in particolar modo delle opposizioni, di votarla, perché l'abbiamo condivisa, lo sapete tutti che l'abbiamo condivisa, e quindi io non intendo assumermi la responsabilità davanti alla città e davanti al Consiglio Comunale e davanti al mio partito, in ultima analisi, ma non meno importante, di fare un qualcosa di diverso. Per cui vi chiamo a un'assunzione di responsabilità. Ove mai la mia parte politica e comunque in generale le opposizioni, anche quelle più distanti da me, dovessero fare retromarcia, ne prenderei atto e sarei costretto politicamente a ritirarla questa pregiudiziale. Ma naturalmente il mio auspicio è che adesso in questa sede ciascuno si assuma la propria responsabilità e faccia il proprio dovere, cioè voti a favore di questa pregiudiziale. Grazie. Bene, ci sono, allora, la pregiudiziale, come dire, al momento c'è, viene inteso che richiede, come dire, una logica interpretazione, perché la stessa, come dire, di fatto produce il rinvio della seduta odierna, demandando ad una, immagino, conferenza dei capigruppo una nuova calendarizzazione. Ci sono favorevoli o contrari che vogliono intervenire? Andiamo in votazione. Quindi consideriamo che, ecco, più che riprendere la pregiudiziale, che è il titolo di stamattina, abbiamo per acquisiti tutti gli interventi che ci sono stati, fermo restando che il collega Lanzotti ha in qualche modo riaperto la discussione. Venanzoni. Presidente, grazie innanzitutto. No, mi intervengo ovviamente intervengo a favore della possibilità di poter votare la pregiudiziale, anche perché, e mi rivolgo in particolare ai colleghi dei banchi dell'opposizione, così come ha ben spiegato il collega Lanzotti,
e una pregiudiziale che lui in qualche modo aveva condiviso, ha ascoltato le altre forze politiche, erano ben consapevoli che noi avremmo richiesto immediatamente l'ingresso di Coppola con un'eventuale integrazione a quella relata e a quella convocazione che già vi era. Vi erano i termini, l'ha ricordato il collega Brambilla citando una sentenza del TAR Toscana, ci sono autorevoli pareri che in qualche modo Toscana, non è Toscana, non mi ricordo, sarà di un altro TAR, ma comunque l'ha citata perfettamente il collega Brambilla. Quindi è del tutto legittimo che in qualche modo si potesse provvedere alla surroga della onorevole Carfagna con il subentrante consigliere Coppola. Ovviamente teniamo in debita considerazione che il segretario generale ha espresso un parere tecnico su quella richiesta, che lei in qualche modo è stato indotto sulla scorta di quel parere tecnico autorevolissimo, senza togliere merito al segretario generale, ma noi siamo per il primato della politica. Se quest'Aula e soprattutto se la maggioranza delle forze politiche in quest'Aula decidono di procedere a una surroga, io credo che il valore della politica debba a volte superare i meccanismi dei regolamenti o delle norme così abbastanza interpretative. Per cui è chiaro che sostengo con forza la possibilità di procedere con il voto della pregiudiziale, mi aspetto che le forze di opposizione votino compatte a favore della nostra pregiudiziale, diversamente è chiaro che ne dedurremo le dovute conseguenze. Grazie. Venanzoni, prego. Poi Brambilla e Scambato. No, io penso che ci siamo detti un po' tutto su questa pregiudiziale, peraltro si è espresso anche il segretario generale. Allora io peraltro tengo anche, diciamo, fede e vorrei continuare a mantenere salda anche la posizione delle stesse opposizioni, nel senso che credo non sia questo il momento delle divisioni e soprattutto non credo sia giusto offrire il fianco anche a possibili speculazioni di sorte, perché poi in queste ore si divertirebbero un po' tutti dicendo che poi le opposizioni sono spaccate. Però io continuo a ricordare a me stesso e all'Aula che questa è una seconda convocazione voluta fortemente dal sindaco di Napoli ed è una seconda convocazione che, proprio per le motivazioni già espresse in precedenza, vuole che si faccia in fretta, perché ci sono provvedimenti che la città aspetta che riguardano anche i lavoratori di alcuni settori dell'amministrazione, cioè di quei precari che aspettano anche legittime risposte. Poi c'è il tema della responsabilità, c'è il tema della minoranza e della maggioranza, c'è chi deve assumersi delle responsabilità rispetto a degli impegni presi. Noi siamo quelli che sono all'opposizione, poi c'è una maggioranza che sostiene un'amministrazione e ciascuno deve prendersi le proprie responsabilità. E questo poi lo vedremo, diciamo, sugli atti. Ad oggi siamo stati chiamati qui per essere anche piuttosto spediti, per accelerare quello che è un percorso, perché ovviamente ci sono alcune urgenze che ci aspettano. Però qui vorrei molto dire semplicemente sulla pregiudiziale: proviamo a fare una cosa diversa. L'obiettivo è quello ovviamente di non mortificare assolutamente il diritto giusto che condivido di un collega, ma mi sembra quella addirittura una priorità, che deve entrare in aula e surrogare l'onorevole Carfagna che ha rassegnato le dimissioni. Questo però non può comportare la sospensione del Consiglio. Allora, se viene in aula una scelta condivisa anche con la maggioranza che va nella direzione delle cose che ha chiesto la maggioranza, cioè quella di proseguire i lavori e non interromperli, diversamente se c'è una volontà, quindi una combin che verrebbe fuori, che per me sarebbe un elemento di novità non solo per me ma per l'intero Consiglio, e quindi una condivisione delle cose mezze mezze noi non le possiamo fare. Si procede alla surroga,
si fa valere un diritto legittimo, è una legittima aspettativa perché c'è un collega che deve entrare in aula, ma non si sospendono i lavori e si procede e si va là. Se così non dovesse essere, naturalmente poi ognuno si assume la responsabilità, anche di fronte a quelli che sono fuori dal palazzo e che aspettano legittimamente delle risposte. Diversamente, se così non si, perché io ho la necessità, perché poi ognuno di voi viene da una storia, io ho la necessità anche di mantenere un impegno rispetto ad una richiesta fatta. Non è che la pregiudiziale è stata condivisa, la pregiudiziale è stata comunicata, ma voglio tenere fede all'impegno di uno schema che è quello delle opposizioni. Allora, sì alla surroga, ma non al rinvio. Se ci dovesse essere il rinvio, allora poi la maggioranza dovrebbe spiegare per quale motivo siamo venuti oggi in aula. Che senso ha chiedere velocemente durante la notte una seconda convocazione? Perché c'è un'evidente preoccupazione sui numeri. Quindi, questo è un ragionamento, ma mi sembra molto sereno. Grazie, prima di dare la parola al consigliere Brambilla, però vorrei che a tutti fosse chiaro, dopo il parere e l'intervento del segretario generale, la ricostruzione dei fatti, che la surroga oggi non è possibile. La pregiudiziale determinerebbe il rinvio che ho, del quale mi sono permesso di aggiungere, non me ne vorrà il presentatario, ma per chiarimento nella parte dispositiva. Prego Brambilla. Grazie Presidente. Anch'io vorrei essere chiaro. È stata presentata una pregiudiziale e lei ha appena detto, supportato dal segretario, che questa pregiudiziale comporterebbe sicuramente il rinvio del Consiglio Comunale, venendo meno al fatto che la surroga non deve per forza prevedere il rinvio della seduta. Questo era il succo di alcune sentenze che mi ero permesso di leggere stamattina in aula. Sentendo dire da lei, dal segretario, tre volte che questa pregiudiziale prevede il rinvio, siccome io penso che la città tutto abbia bisogno tranne che di un rinvio e ognuno si deve assumere fino in fondo il proprio ruolo di consigliere comunale eletto o di maggioranza o di opposizione, e oggi deve dire coi fatti, coi comportamenti, se questa amministrazione deve o no andare a casa. Quindi, siccome questa pregiudiziale prevede un rinvio, cosa che non vuole nessuno, questa pregiudiziale non doveva neanche essere messa in discussione perché rigettata stamattina dal segretario generale. Quindi la nostra posizione è oggi, per l'urgenza che chiedete al Consiglio e alla città, con un Consiglio Comunale blindato come mai nella storia di questa città, oggi chi è di qua e chi è di là, basta rinvii. La città è stanca di questi rinvii. La città chiede risposte. Oggi diamo queste risposte. Se siete in grado di avere ancora i numeri, date la risposta finale. Nessun rinvio. Tutti gli atti che prevedono un rinvio di questa seduta li bocceremo. Grazie. Grazie a lei, solo per precisare che la blindatura ha motivi squisitamente sanitari per chi ci ascolta, perché purtroppo l'andamento epidemico non è rassicurante. Sgambati, prego. Grazie Presidente. No, la nostra, oltre ad essere una chiarificazione, è anche una comunicazione di voto. C'è un bisticcio di parole tra condivisa, comunicata, il consigliere Lanzotti è politico serio, è persona per bene di cui nutro stima e rispetto, avrà modo di chiarire che questa pregiudiziale con noi d'Italia Viva non è stata né condivisa né comunicata. Ci tengo a chiarirlo che mai abbiamo condiviso questa pregiudiziale, per cui noi voteremo no. Perché vogliamo concludere il Consiglio e giungere alla fine di questa seduta oggi. Grazie. Sì.
Sì, allora ha chiesto di intervenire la consigliera Bismuto, prego. Acceso, mi sentite? No? Non ho... E dove sta? Laura, chi? Grazie Presidente, io francamente non capisco di che stiamo parlando, nel senso che mi pare che diciamo, l'argomento sia dare o meno la possibilità a un consigliere eletto che dovrebbe diciamo, in qualche maniera sopraggiungere, intervenire a seguito delle dimissioni dell'onorevole Carfagna. Io oggi vorrei capire dalle opposizioni e anche dall'amministrazione a questo punto se è nostra intenzione dare la possibilità a questo consigliere di opposizione di presenziare al Consiglio e quindi di votare legittimamente il bilancio. Nella consapevolezza però che il parere del segretario generale è quello che oggi la surroga non può essere fatta per i motivi che ha ben espresso diciamo, anche nel parere che ha messo per iscritto. Quindi, decidiamo se vogliamo proseguire e quindi in questo caso la pregiudiziale così com'è va votata in parere contrario, ahimè, oppure se vogliamo dare la possibilità a questo consigliere, il consigliere Coppola, di votare il bilancio e quindi va rinviato al prossimo consiglio. Penso che non c'è un'interpretazione alternativa, o si vota contrario alla pregiudiziale oppure si va avanti nella prossima seduta e si dà la possibilità al consigliere Coppola di intervenire. Non vedo alternative, quindi Presidente io ti invito a mettere in voto la pregiudiziale così com'è, oppure non può essere così ma semplicemente va votato il rinvio, la pregiudiziale deve essere modificata perché così com'è non è ammissibile, mi è parso di capire, cioè, se no stiamo parlando del nulla. Grazie. Prego Santoro. Sì, Presidente. Io, stando da tanti anni in questo Consiglio, di surroghe ne ho viste tante, anche in questa consiliatura. Noi abbiamo permesso al collega Venanzoni, al collega Moretto, e come opposizioni abbiamo permesso anche alla consigliera Rosaria Galiero di entrare in consiglio comunale mantenendo noi come opposizione il numero legale per far fronte a una situazione che vedeva una maggioranza per l'ennesima volta sfilacciata, non c'erano i numeri, e noi per dare l'opportunità a una collega consigliera comunale di entrare in aula mantenemmo all'epoca il numero legale. Quindi ci siamo sempre comportati in maniera corretta, si è sempre privilegiato la surroga anche per una questione non solo di etichetta, di rispetto nei confronti del collega che doveva subentrare di volta in volta, ma anche per garantire la perfetta composizione numerica di questo consesso. E allora noi dobbiamo però sgomberare il campo subito da qualsiasi equivoco. Se ci troviamo a discutere di questa questione è perché è stato fatto un grave errore da parte sua, caro Presidente, nel convocare, nel mantenere in campo questo Consiglio Comunale senza prima farsi carico di fare la surroga. Il problema lo ha creato il Presidente del Consiglio Comunale nel non mettere come primo punto all'ordine del giorno la surroga. Poi le ricordo il regolamento, prego. Le dimissioni dell'onorevole Carfagna non sono arrivate ieri sera, ci sono ormai da giorni, c'era tutto il tempo per far sì che come primo punto all'ordine del giorno venisse messa la surroga e si potesse reintegrare il numero previsto per il Consiglio Comunale. Primo punto da chiarire. Secondo punto, il collega Lanzotti, e questo lo dico agli amici e colleghi dell'opposizione, il collega Lanzotti nei giorni scorsi ha posto una questione ed eravamo tutti d'accordo nel dire che al di là poi di come è scritta la pregiudiziale,
Eravamo tutti d'accordo che noi dovevamo fare una battaglia per ottenere la surroga e abbiamo insistito nei giorni scorsi per chiedere che venisse messa all'ordine del giorno la surroga per poter avere il collega consigliere Armando Coppola qui in questi banchi. A me non sfugge quello che si è poi determinato. Ma perché si è determinato? Chi è, collega Brambilla, chi è che ha messo in discussione la legittimità della seduta odierna nel caso non fosse stata fatta la surroga? La pregiudiziale di Lanzotti chiedeva di poter procedere con la surroga. Qualcuno ha messo invece in discussione la legittimità della seduta stessa e probabilmente, tecnicamente, avete anche ragione. Ma qual è il risultato politico nell'aver sollevato questa questione? Che se oggi non si procede con la surroga, noi rischiamo di avere un consiglio che ha degli effetti illegittimi. Lo avete detto voi, avete aperto voi il fronte rispetto a questa situazione di cui stiamo discutendo ormai da ora. Allora io lo ribadisco. Io non posso votare favorevolmente questa pregiudiziale che tecnicamente dice una cosa corretta, ma se gli effetti sono quelli di arrivare al rinvio, io non posso votarla favorevolmente. Io faccio appello al Presidente. La richiesta degli amici di Forza Italia, che io sposo e condivido, è quello di poter permettere l'ingresso del consigliere Coppola tra questi banchi. Se l'effetto deve essere quello di avere un rinvio, noi questo rinvio non lo possiamo accettare e per questo non possiamo votare favorevolmente, ma per una questione di lealtà e di correttezza nei confronti degli alleati di Forza Italia, io e il collega Nonno come Fratelli d'Italia ci asterremo sulla pregiudiziale qualora l'effetto sia quello di avere il rinvio. Ma ripeto, non siamo stati noi a mettere in discussione la legittimità di questo Consiglio. Noi siamo qua e vogliamo andare fino in fondo, vogliamo arrivare al momento decisivo che è quello della conta dei numeri sul bilancio. È lì che ci possiamo confrontare politicamente. Sono state sollevate delle questioni tecniche che, ripeto, possono essere anche giuste, ma che purtroppo vanno a determinare un risultato che dal punto di vista politico non ci vede d'accordo. Noi non vogliamo il rinvio di questa seduta, non lo possiamo volere, non c'è nessun fatto nuovo che ci possa dire rinviamo, discutiamo, ma a pro di che? Siamo arrivati alla resa dei conti e quindi è giusto andare fino in fondo oggi. Se verrà messa ai voti la pregiudiziale con questa interpretazione, cioè che determinerà un rinvio, noi saremo costretti a non votarla favorevolmente, ma per spirito di lealtà nei confronti degli alleati di Forza Italia noi ci asterremo. Grazie. Grazie a lei, a beneficio di chi ci ascolta, che è un consiglio con attenzione. Consigliere, mi permetta di dire che lei nel ricostruire dice una cosa non vera. Io non ho la facoltà di tramutare la seduta seconda convocazione già convocata nella giornata di martedì per le giornate di giovedì e di lunedì, a presa delle dimissioni della onorevole Carfagna intervenute addirittura dopo il consiglio e l'appello della giornata di giovedì, non poteva essere una mia iniziativa quella di tramutare la seduta odierna in una seduta di prima convocazione, quella sì utile ad una surroga. Né tantomeno al riguardo ho ricevuto neanche dagli interessati alcuna sollecitazione o richiesta, atteso che solo il sindaco, la conferenza dei capigruppo o 21 consiglieri avrebbero potuto o disporre una modifica della convocazione odierna, nel senso di tramutarla in prima, o quantomeno una forza politica o fosse anche un consigliere volerla richiedere. Niente di tutto questo, quindi respingo non i suoi contenuti che rispetto, ma gli addebiti che lei mi muove, perché sono, come dire, non fondati, mi dispiace, ma non potevo in alcun modo fare quello che lei mi dice, mi attribuisce dei poteri che non ho. Ha fatto cenno il consigliere Nonno, ricorderei che noi siamo in una modalità di votazione di pregiudiziale, uno per gruppo, se non erro ella e il consigliere Santoro compongono lo stesso gruppo, però
se vuole aggiungere qualcosa, per carità, non... Vedete, non... noi dobbiamo essere onesti e soprattutto leali con noi stessi. Stamattina faceva bene il collega Brambilla a evidenziare come la seduta rischiasse la nullità e soprattutto gli effetti che questa seduta vanno a determinare, in quanto il Consiglio non è composto dalla sua totalità dei componenti. Il regolamento è chiaro. Il Consiglio Comunale di Napoli è composto da 40 consiglieri e per prima cosa bisogna preservare l'integrità del Consiglio. È il regolamento del Consiglio Comunale, ma è il regolamento di qualsiasi assise pubblica che rappresenta i cittadini e le istituzioni. Il Consiglio Comunale di Napoli è composto da 40 consiglieri. La consigliera Carfagna si è dimessa, noi dovevamo procedere immediatamente alla surroga. Era il primo atto. Anche io per un momento della mia vita sono stato sospeso dal Consiglio Comunale e mi arrivò immediatamente la lettera del prefetto in cui mi diceva: lei è sospeso e immediatamente il primo non eletto della sua lista entra a far parte del Consiglio Comunale. Fu un provvedimento immediato che consentì al Consiglio Comunale di continuare a riunirsi e a produrre atti che sortivano degli effetti. Allora noi ci troviamo oggi paradossalmente nella situazione nella quale, se dovessimo votare la, faccio un esempio massimo, se dovessimo votare tutti i compatti contro il bilancio, cosa che vorremmo fare e che faremo sicuramente, paradossalmente qualcuno dai banchi della maggioranza potrebbe opporsi agli effetti che quel voto andrebbero a creare. O sbaglio, segretario generale? Perché nel momento in cui il Consiglio Comunale non è composto da 40 consiglieri, gli effetti sono nulli. Sono nulli. Di che cosa stiamo parlando? Altra cosa invece è la questione relativa alla pregiudiziale, che di fatto sanerebbe un vulnus. Io non voglio entrare nel merito, ma il problema ha fatto bene Brambilla a porla stamattina. Certo, Presidente, c'è stata una leggerezza, abbiamo interpretato male, ma il Consiglio Comunale deve essere composto da 40 consiglieri. Se non siamo stati in grado di assicurare la composizione corretta e formale del Consiglio Comunale, siamo purtroppo obbligati a metterci in condizione da essere riparati da qualsiasi ricorso, da qualsiasi opposizione. Come diceva il mio collega Santoro, noi ci asterremo sulla pregiudiziale, ma soltanto perché non vogliamo dare l'alibi a qualcun altro cercando di impugnare lo scettro dell'opposizione dura e pura, un'opposizione dura e pura che si fa con i fatti e anche con il rispetto delle istituzioni, che vanno rispettate anche quando si rispettano i regolamenti. E allora, se lo votiamo, noi ci asterremo. È fatto bene a presentarlo, è fatto bene perché è sanato di fatto un vulnus che la Presidenza del Consiglio aveva creato. Il Consiglio deve essere composto da 40 consiglieri e non ci sono alternative. Il regolamento è chiaro, tutto quello che viene fatto da un Consiglio che non è composto da 40 consiglieri è nullo. Lo sapete bene, fate finta di non saperlo, a chi fa finta di non saperlo. Quindi io invito la Presidenza a prendersi e a regolarsi di conseguenza, visto che non lo abbiamo fatto ancora, facciamolo, proseguiamo e mettiamo in condizioni poi di continuare il Consiglio eventualmente. Noi ci asterremo, il mio collega ha chiesto di asterirci, ci asterremo perché non possiamo dare alibi a nessuno, no? Ma non consentiamo a nessuno di mettere in discussione la nostra lealtà nei confronti degli elettori, e cioè noi vogliamo mandare a casa questa amministrazione esattamente come la maggior parte dei consiglieri che sono stati eletti all'opposizione, ma lo vogliamo fare nel rispetto della legge, perché siamo uomini delle istituzioni, orgogliosi di rappresentare un elettorato che non ha vinto le elezioni. Grazie. Grazie colleghi, però nella vostra argomentare cortesemente rimuovete le responsabilità della Presidenza, perché la seduta odierna è valida così come sono valide le sue eventuali deliberazioni. Altra cosa è che la surroga oggi non si possa compiere per i motivi in verità detti e documentati circa 10 volte. Altra cosa ancora è la richiesta squisitamente politica, come Moretto
nel suo primo intervento bene aveva chiarito, ovvero di una volontà di voler proseguire in presenza di tutti i consiglieri. D'altro canto, il testo unico disciplina 10 giorni di tempo senza alcuna aggiunta, anche nella previsione che altri consigli comunali fossero intervenuti nei 10 giorni dalle dimissioni. Lo dico perché non vorrei che, a fronte di tante difficoltà, è troppo comodo dire il presidente che non se n'è accorto che doveva fare la surroga, perché così non è. Detto questo, ci sono state tutte le dichiarazioni di voto, procederei al voto di questa pregiudiziale. Che c'è? Santoro, lei l'ha illustrata, scusi, Lanzotti, l'ha illustrata? E che devo fare? Le devono dare la voce, prego. Parola? Ah, funziona. Ok, scusi. Mi do i comandi qui, prego. No, pensavo che non ci fosse. Pensavo che non ci fosse attivato il microfono. Presidente, io ho ascoltato tutti gli interventi. Ho ascoltato gli interventi soprattutto dei colleghi dell'opposizione. Do atto a Sgambati che in questa chat delle opposizioni voi non c'eravate, quindi reputo responsabili tutti tranne i colleghi di Italia Viva, che oggettivamente non avevo informato, mea culpa. Tutti gli altri sapevano tutto, del resto ringrazio Venanzoni, Andrea Santoro, Marco Nonno, tutti quelli che sono intervenuti, che hanno ammesso che le cose stanno così. Questo traccia, diciamo, il quadro. Oggi ci siamo riuniti e ci sono degli assenti. Questi assenti non sono della mia parte politica. Coppola, se fosse entrato stamattina, avrebbe certamente votato no al bilancio e avrebbe contribuito con le opposizioni a sciogliere questo consesso. L'avrebbe fatto e lo farà alla stessa maniera se ci dovesse essere una piccola proroga, anche perché il regolamento è chiaro e dice che la surroga si deve fare in 10 giorni, considerando che le dimissioni della Carfagna sono avvenute venerdì, il consiglio massimo lunedì prossimo si deve fare per forza. Quindi stiamo parlando del niente, quando io potrei parlare degli assenti, che non sono riconducibili alla mia area politica, ok? Non sono riconducibili alla mia area politica. Aggiungo un ulteriore elemento, prendo lo spunto da quello che ha detto Andrea Santoro. Presidente, ci arrivo, ma le cose si devono argomentare, lei me ne dà atto. Andrea Santoro dice: chi è che ha sollevato questa questione che il Consiglio poi non si doveva più fare, non si doveva più svolgere, che il Consiglio si doveva interrompere ove mai si fosse dovuta fare una surroga? Io stesso nel 2005 entrai con una surroga e il Consiglio si continuò. Quindi io proprio in buona fede tutto immaginavo, perché non l'avrei mai proposta questa cosa, cari colleghi, voi lo sapete, tutto immaginavo fuorché questa pregiudiziale dovesse interrompere il Consiglio. Quindi, fermo restando la buona fede di tutti, vi invito a non metterla in discussione, la mia. Quindi, chi ha sollevato questa questione, per tornare all'origine? Il collega Brambilla. Adesso io sono certo della sua buona fede, ma è il collega Brambilla che oggi, per fare Pierino, come spesso capita, ha sollevato la questione dicendo che questo consiglio non si poteva tenere, ove mai si fosse fatta la surroga, che si doveva interrompere. Non è che l'ho detto io, non è che l'ha detto nessuno. Il consigliere Brambilla, che sta nella chat dei colleghi di opposizione, non lo dice nella chat dei colleghi di opposizione e lo dice. Io sto parlando alla città, cari colleghi, io sto parlando alla città, alla stampa. Il collega Brambilla, perché io sono scemo, forse tante cose non le capisco. Forse sono l'unico scemo. Consigliere, ma non c'è bisogno guardi la città. Prenda sia in uno scanner, in un posto. Presidente, democraticamente faccio il turno, se dare le spalle solo ai colleghi. Ho capito, ma non è proprio uno spettacolo televisivo. Si metta da qualche parte, come... Grazie per la ramanzina, mi mancava. No, non è la ramanzina, se lei si gira, si muove, l'audio, le mascherine, diventa tutto più difficile. Bene. Non mi permetterei, prego. Mi è interrotto il filo. Stavo dicendo, se il collega Brambilla, che sta nella chat e condivide il venerdì un percorso,
pace il sabato sul percorso, mi manda delle modifiche la domenica o comunque, voglio dire, discutiamo col gruppo, con la sua collega Marta Matano, nel gruppo la domenica e lunedì in aula, senza averlo concordato con me, dice che il consiglio si deve interrompere se si fa questa cosa. Io qualche cosa non la capisco, qualche cosa non la capisco. Se si vuole scaricare la responsabilità su di me, su Forza Italia, perché su di me si può anche fare, ma non accetto che si faccia sul mio partito, di una qualunque cosa, sinceramente la rispedisco al mittente. Questa vicenda è allucinante, questa vicenda non è chiara, questa vicenda è una cosa che nulla ha a che fare con la politica. Io chiedo che Mara Carfagna venga surrogata da Armando Coppola, è una questione politica, come tutte le cose che stanno in quest'aula non amministrative. Il mio partito mi dice procediamo così, condivido con le opposizioni, arriviamo in aula e scopro che si blocca il Consiglio e quindi io sarei la causa del voto non odierno del bilancio. A questo punto, caro Presidente, il motivo per cui ho chiesto la parola, mio malgrado sono costretto, è l'ultima cosa che avrei voluto fare, a ritirare questa pregiudiziale. Non posso consentire che me la voti qualcuno di maggioranza e non me la votino quelli con cui l'ho condivisa e con cui sto facendo un percorso. Ai miei colleghi dico però, e parlo a titolo personale, non parlo più a titolo di partito, in questo momento io mi sento ferito, potrebbe sembrare qualcosa di certamente turbato dal vostro atteggiamento, che non comprendo fino in fondo, e quindi vi dico che in ogni caso necessitiamo un chiarimento tra di noi. Perché quello che è accaduto, quello che sta accadendo in questi minuti è qualcosa di estremamente grave. Pertanto, Presidente, concludo, mi avvio alle conclusioni. Non ci sono le condizioni politiche, sembra strano dire, di una surroga. Quindi se domani mattina questa seduta va avanti e qualcuno, che non sarò io, impugnerà davanti a un TAR e ci saranno ricorsi, comunque finirà questa questione, è un problema che non mi riguarda. Io non sono in nessun caso responsabile di quello che sta accadendo. Io ritiro la pregiudiziale. Questo consiglio comunale, a mio giudizio, oggi è convocato in una maniera non corretta, non completa, non lo so, ditelo come volete voi. Naturalmente io dico anche che io non farò nessun ricorso al TAR, al Consiglio di Stato, ma se domani mattina il bilancio passa e Salvatore Guanci, mi consentirai, uso come working name, decide di fare ricorso al TAR, secondo me il ricorso al TAR lo vince. O viceversa, se il bilancio non passa e la consigliera Bisbuto, che ho qui di fronte, fa ricorso al TAR, secondo me il ricorso al TAR passa, viene accolto. Ecco perché io ritiro la pregiudiziale, ma il casino che è stato fatto oggi da tutti è qualcosa di incredibile, per cui non ho altro da aggiungere. Spero di essere stato sufficientemente chiaro, grazie. Grazie. Allora, colleghi, mi sembra di capire che non abbiamo più la pregiudiziale. Permettetemi, però, si sono dette tante cose. La seduta è regolare, la surroga oggi non è possibile, la pregiudiziale ha un valore politico. Probabilmente, per schiarire il campo da tanti equivoci, è utile un intervento, credo possa esserci adesso, del signor sindaco, che ha chiesto la parola. Mi conferma, sindaco? Allora, diamo la parola al signor sindaco. Chiedo un momento di attenzione di tutta l'aula, per cortesia. Allora, grazie Presidente, volevo anche io, anche a nome della maggioranza politica, esprimere una valutazione in base a quello che è accaduto. La prima, che da un punto di vista giuridico, tecnico ed amministrativo
condividiamo quella che è stata la sua valutazione, ovviamente il parere del segretario generale, cioè la pregiudiziale era inammissibile, però io ho apprezzato l'intervento iniziale che ha fatto il consigliere Lanzotti e mi pare che c'è un elemento che condividiamo sull'importanza di questa seduta ai fini del bilancio, cioè che politicamente effettivamente la non partecipazione della completezza dei membri potenziali di questa assise può rappresentare in qualche modo un vulnus. Tanto è vero che noi eravamo pronti, io ero pronto a votare in maniera positiva la pregiudiziale, ovviamente con la specificazione che era stata fatta dal Presidente. Però colgo l'occasione per fare un ragionamento e quindi una considerazione su quello che reputo a questo punto opportuno per dare una risposta chiara, efficace e completa alla città che indubbiamente aspetta. La nostra posizione come maggioranza è quella che la città si aspetta oggi, risultati che vanno nell'interesse della città, e quindi riteniamo che si debba fare ogni sforzo da parte di tutti per provare ad evitare lo scioglimento del Consiglio Comunale, perché questo provocherebbe, questa è la nostra opinione, la mia opinione personale, il caos nella città e una serie di effetti devastanti che poi magari sui quali mi concentrerò successivamente nel corso del dibattito. Quindi credo che si debba fare ogni sforzo nella dialettica democratica completa all'interno di questa assise perché si arrivi a questa valutazione, tenendo conto che noi non abbiamo ancora la diffida del prefetto e quindi non c'è un termine perentorio in cui oggi dobbiamo decidere. La seconda, che questa assise tutta deve essere libera di poter decidere senza che ci sia alcun convitato di pietra all'interno di questo maschio angioino e che ci possa essere la discussione la più libera e la più responsabile possibile. La terza, che ci sta impegnando ovviamente in queste ore e che ancora di più ci vuole fare impegnare, e che noi da tempo l'abbiamo già detto, ma ancora oggi lo pensiamo, pur potendo nella nottata anche approvare il bilancio, è che noi abbiamo una maggioranza politica forte, coesa, che io ogni giorno ringrazio, anche stamattina, ma non abbiamo una maggioranza numerica. Quindi questo significa che bisogna fare un lavoro e appellarsi a tutta quella parte del Consiglio Comunale, anche non seduta in questo momento nei banchi della maggioranza politica, affinché si rifletta su quanto sia necessario mettere in campo un'azione politica e amministrativa di transizione che ci porti fino alla primavera, tenendo presente che forse è una variabile che sfugge a qualcuno, che ci troviamo in zona rossa, in una piena esplosione della pandemia sanitaria, della pandemia sociale e della pandemia economica. Quindi noi ci vogliamo assumere la responsabilità di fare di tutto, non solo che si approvi il bilancio, perché approvato il bilancio, fra 15 giorni ci troviamo un'altra volta qua con l'assestamento. Quindi credo che ci sia e sia necessario un appello da parte mia, ma anche da parte della nostra maggioranza, a tutta quella parte politica qui rappresentata, che abbia a cuore quel senso di responsabilità, di amore per la città e di voler trovare insieme le modalità non solo per approvare il bilancio, ma anche per approvare una serie di provvedimenti che appunto la città si aspetta. Che la città si aspetta provvedimenti, si aspetta azioni, non si aspetta commissariamenti, inazioni, inerzie, caos e cadute da un punto di vista giuridico e amministrativo. Quindi la mia proposta è quella di accogliere nell'aspetto politico e sostanziale la richiesta che era insita nel provvedimento della pregiudiziale, in quanto giuridicamente inammissibile, ma politicamente corretta, di aggiornarci nei prossimi giorni e cercare in queste ore di provare ad arrivare anche con una maggiore condivisione di quanto sia importante in questo momento provare fino all'ultimo non solo a farcela con il numero risicato, ma provare ad avere anche una forza politica e amministrativa maggiore
che noi come numeri non abbiamo, come abbiamo detto più volte, che quindi potremmo anche approvare il bilancio ma non ci riterremmo soddisfatti, perché abbiamo compreso che in questo momento è necessario provare, io voglio provarlo a fare, come me e tanti altri, un'azione di responsabilità di fronte a un momento così difficile per la città, in cui credo che ognuno da solo non si può caricare un momento così difficile, e anche noi come maggioranza, pur provando ad approvare il bilancio stanotte, riteniamo che anche questo non sia sufficiente. Quindi, Presidente, io ritengo che sia necessario, almeno questa è la mia proposta, porre ai voti una richiesta di rinvio della seduta del Consiglio Comunale. Grazie. Grazie. Colleghi, a questo punto passerei in votazione sulla base della proposta del Sindaco. Rammento gli scrutatori essere Vernetti, De Gregorio e D'Arienzo. Chi è favorevole resti fermo. Stiamo mettendo in votazione la proposta di rinvio della seduta formulata dal signor Sindaco. Ricordo gli scrutatori. Ci sono interventi sulla proposta? Prego, Venazzoni. Presidente, mi sembra una cosa piuttosto delicata, perché d'improvviso corriamo ancora noi, cioè dopo quasi un'ora, anzi oltre un'ora di sospensione, e la questione è molto delicata. Il Sindaco si alza e ci chiede di sospendere e rinviare la seduta. E come facciamo a rispondere su due piedi? Ci dia un attimo di tempo per organizzarci. Io penso che le opposizioni debbano fare un momento di riflessione assieme, non ci può chiedere così in volata, nominare gli scrutatori e rispondere. Una cosa del genere naturalmente avrebbe un effetto un poco diverso. In verità ci spiazza anche. Io non me lo sarei aspettato dal signor Sindaco, francamente. Anche perché mi pare che erano le sue intenzioni fare tutt'altra cosa. Ovviamente si va ai voti e poi, diciamo, poi i numeri decideranno in aula che cosa accadrà. Ma credo che le opposizioni abbiano bisogno di qualche minuto di riflessione, se ce lo concedono. Non possiamo produrre un'altra sospensione, abbiamo sospeso per 2 ore e mezza prima. Prego, Esposito. Presidente, io sempre per il bene della città propongo di fare una sospensione di un'altra mezz'ora per cercare di avere una linea comune tutti quanti assieme, vista le parole del Sindaco, per avere anche una linea di condotta politica uguale. Stamattina io ero venuto in Consiglio Comunale determinato a votare il bilancio. Sono successe le cose che sono successe, la pregiudiziale, le discussioni, i ragionamenti. Però adesso, a fronte di un'apertura del Sindaco, bisogna valutare attentamente tutte quante le opposizioni rispetto a questa posizione del Sindaco. Chiederei un attimo una sospensione di una mezz'oretta per avere una linea condivisa con tutte quante le opposizioni. Allora, scusate, abbiamo una proposta di rinvio della seduta. Lei aggancia questa proposta, sebbene abbiamo avuto una lunga sospensione prima, una proposta di una ulteriore sospensione. Devo mettere ai voti la proposta di sospensione breve di Esposito? Ne direi di no, se no basta, andiamo avanti. No, 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 no.
Allora, colleghi, la sospensione è di fatto in corso, cioè c'è un'interlocuzione senza appello. Allora, colleghi, scusate, c'è la proposta di una sospensione breve che metto in votazione. Chi è favorevole alla sospensione breve resti fermo. Chi è contrario alla sospensione breve alzi la mano. Prego l'attenzione degli scrutatori. Chi è contrario alla sospensione breve alzi la mano. Allora, è evidente che c'è contrarietà alla sospensione breve, quella formulata da Esposito. Metto a questo punto in votazione la proposta del signor Sindaco che la seduta corrente, sebbene correttamente convocata e tenuta, per valutazioni di ordine politico sia, come dire, rinviata non a data certa ma a successive attività del Consiglio. Chi è favorevole resti fermo, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari. Quindi la proposta è accolta a maggioranza dei presenti. Prego. Conto, scusate, ci sono tre scrutatori. Contiamo i contrari e tutti gli altri sono fermi, sono 18 i fermi, poi abbiamo i contrari, abbiamo gli scrutatori, ne conto 2, 4, 6, 8, 10, ne conto 12, avete motivo di dire che siate più di 12? Non lo so, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 probabilmente, 18, 13, il gruppo di Forza Italia non lo vedo in aula. I due consiglieri, non vedo Palmieri, quindi il risultato è matematico, 37 presenti, meno 3 in questo momento non ci sono, la proposta è matematicamente accolta, oltre alla titolarità degli scrutatori di poterla sindacare, ci mancherebbe altro. Cari colleghi, la seduta quindi è rinviata, vi ringrazio e vi chiedo tanta pazienza e collaborazione in un momento difficile non per noi stessi che siamo cosa accessoria, per la città e per lo stato della epidemia e per le difficoltà complessive. Ringraziamo i lavoratori, ringrazio l'assessore Clemente che me lo rammenta e quanti si espongono comunque ad un rischio per garantire che le sedute siano in presenza e che la democrazia abbia cittadinanza e possibilità di essere praticata. Grazie a tutti.